Ciao e bentornati nella cambusa di Nicco. Qui ho dell'ottimo vitello nazionale, questo è il girello, ce ne serviranno 4 etti. Qui ho la Santissima Trinità del soffritto, mezza cipolla bianca, una carota, una costa di sedano. E poi questi, che sono già tagliati, ma questi sono i peperoni, gli ultimi del mio orto, peperoni verdi, questi sono rimasti così, non è che diventano poi gialli o rossi, questi sono peperoni verdi, sono dolcissimi, sono profumatissimi. Facciamo lo spezzatino. Per prima cosa riduciamo la vitella a bocconcini, coltello che taglia bene, bocconcini da spezzatino, quindi è rimasto attaccato. Tanto per darvi un'idea, così cerchiamo di farli tutti abbastanza uguali, così cuociono nello stesso tempo. In un'ampia padella ho messo un filo d'olio e adesso a fuoco vivace faccio rosolare il vitello per dare modo di sigillare tutta la carne e non perdere i succhi. Quindi questa è una rosolatura veloce e senza nient'altro. Come vedete la carne è ben rosolata, ha fatto un po' d'acqua, ma con la vitella penso sia abbastanza normale. La levo. E sempre a fuoco piuttosto vivace vado a mettere le verdure, gli odori per fare il soffritto. Quindi andando a metterli qui non è che soffriggono proprio in maniera giusta, piena d'olio, si stufano leggermente. E adesso ci metto anche un'altra cosina. Un bel ramo di basilico, lo acciacco e lo metto dentro, così, tanto per dargli sapore e odore. Ho lasciato stufare un pochino le verdure per qualche minuto e adesso il peperone. Non vi preoccupate, sembrano tantissimi ma poi si riducono tanto. Una bella girata di sale, in questo caso io metto sale grosso ma potete mettere sale fine tranquillamente. E si mescola bene bene. Aspettiamo quei 2 o 3 minuti che il peperone prenda il calore e aggiungiamo poi il vitello. Nel frattempo che il peperone va, do una buona girata di pepe sul vitello e una piccola presa di sale. Non tanto, basta solamente per insaporirlo un po', tanto poi si aggiunge dopo se del caso. Mescolo e a questo punto lo mettiamo in padella con tutti i liquidi che ha lasciato sul tagliere. Guarda. Giro bene 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 e copro. Se c'è bisogno, vi accorgete, ma non adesso, fra una decina di minuti che è asciutto, potete aggiungere un po' di brodo vegetale. Intanto prendo il coperchio e lo copro.